Oggi ben ritrovati a tutti i telespettatori e tutte le telespettatrici di Classe CNBC. Lo spread, il differenziale tra il BTP e il Bund, sembra un po' allontanarsi da quei massimi anche sopra i quota 290 punti base a cui abbiamo assistito nel corso della giornata. E proprio sullo spread e sui conti pubblici arrivano delle dichiarazioni importanti sia da parte del Premier Giuseppe Conte che da parte del Commissario europeo per gli affari economici Pierre Moscovici. Intanto saluto e ringrazio il nostro ospite che ci aiuta a capire la situazione e soprattutto le conseguenze di uno spread così alto sui nostri conti pubblici, anche alla luce del quello che dovrà emergere subito dopo l'estate sul fronte della manovra, perché ci sono le clausole di salvaguardia da disinnescare. C'è probabilmente, questo già prima, a giugno, dopo le elezioni europee, la richiesta di una manovra aggiuntiva da parte di Bruxelles. Professor Mario Baldassarri, presidente Centro Studi Economia Reale, lo vedo inquadrato, ben ritrovato professore. Buon pomeriggio. Ne parliamo subito con lei, prima però volevo farle ascoltare le dichiarazioni del Premier Conte sullo spread. Non è un'ossessione, ascoltiamolo. Il Presidente del Consiglio non può non seguire anche l'evoluzione dello spread, perché chiaramente è un indicatore economico che ha una rilevanza per il sistema paese e quindi non posso non confidare che scenda sempre più in basso. In questo momento che è salito c'è una preoccupazione e lo stiamo seguendo, monitorando. Questo non significa che adesso dobbiamo essere ossessionati dall'indice spread, ma è da tenere sott'occhio e dobbiamo augurarci che scenda quanto prima. Bisogna curarsi che scenda quanto prima lo spread, professor Baldassarri, e invece un po' la guerra dei dazi, un po' le tensioni altissime nel governo in vista anche del voto di domenica 26 di maggio, lo spread torna ai livelli che non si vedevano da febbraio, fortunatamente non oltre i 320 punti dell'autunno caldo del 2018 con le polemiche tra Bruxelles e Roma. Uno spread così alto, siamo intorno ai 280 punti base, che fa male, malissimo ai nostri conti. Professore. Ma guardi, quando ascolto certe dichiarazioni un po' avventate, mi viene in mente una vecchia, antica canzoncina dello Zecchino d'Oro. Siamo come un elefante che si dondola su un filo di una ragnatela. È evidente che la situazione finanziaria italiana è in attesa, in stand-by, in attesa per i risultati elettorali, ma soprattutto in attesa di come verrà impostata la legge di bilancio per il 2020 nel prossimo settembre. E lo spread sarà attestato attorno ai 250 punti base in attesa di vedere gli eventi. È chiaro che su questa base dichiarazioni avventate in un senso o nell'altro portano immediatamente a fibrillazioni con lo spread che schizza rapidamente a 2,90. Ora, il Presidente del Consiglio giustamente dice non dobbiamo farci ossessionare, però ci dobbiamo preoccupare tutti se lo spread sale, perché sappiamo immediatamente che questo vuol dire maggiori costi per interessi sul debito pubblico, ma anche l'effetto collaterale che mette in difficoltà le banche e quindi spinge verso una restrizione del credito alle famiglie e alle imprese, e allora altro che sostegno alla crescita. Però a questi dati non è che si risponde con dichiarazioni o con tweet, si risponde in modo netto con le intenzioni chiare da parte del governo e soprattutto con i numeri che verranno messi nella legge di bilancio per il 2020. Ovviamente senza smentire i numeri appena messi nel DEF di aprile, il documento di economia e finanza, e cioè che nelle intenzioni almeno il governo tende a contenere e a ridurre il deficit pubblico nei prossimi anni. Come? Dio solo lo sa, perché se facciamo quattro conti capiamo subito che a settembre bisognerà trovare qualcosa come 40-50 miliardi di euro prima di cominciare la manovra di bilancio per il 2020. E in tutto questo c'è l'allarme proprio di Banca d'Italia. Oggi il governatore Visco, guardiamo proprio anche i siti, dice spread raddoppiato nel 2019, bisogna anche che la riduzione del debito non può più essere rinviata, non può più attendere. Questa proprio l'allarme di oggi del governatore Visco.
C'è da dire però, professor Baldassarri, che le dichiarazioni che hanno un po' innescato proprio il rally dello spread arrivano dal vice premier Salvini, che dice: io il deficit PIL supero quelli che sono i limiti dell'Unione Europea perché voglio dimezzare l'occupazione. Insomma, Salvini sappiamo, lo sapremo ancora meglio il 26 maggio sera, pesa parecchio. Adesso è azionista di minoranza del governo, probabilmente dal 26 di maggio sarà l'azionista di maggioranza. Ma intanto non ha molto senso parlare di uno sfondamento o meno del 3% di deficit senza dire per fare cosa, perché è chiaro che... Lui dice che voglio dimezzare la disoccupazione. No, ma è appunto, questa è una fesseria colossale, perché se si sfonda il 3% perché si fa aumenti di spesa corrente, come sono il reddito di cittadinanza, quota 100 e in prospettiva pure la flat tax, che è una riduzione di tasse, e non invece per aumentare gli investimenti pubblici, beh, è evidente che i mercati reagiscono in modo molto negativo e su quella strada la disoccupazione aumenta, non diminuisce né tantomeno si dimezza. Sentiamo Pierre Moscovici intanto, perché Bruxelles continua a guardarci e dice: già la situazione dell'Italia è molto molto da monitorare con attenzione. Non commento mai i movimenti di mercato, ma è chiaro che alcune dichiarazioni hanno creato tutto questo e non vogliamo far nascere controversie con nessuno. Ma una cosa è chiara, che gli interessi italiani devono avere una credibile politica fiscale, vanno finanziati gli investimenti, la crescita, e l'Italia è uno dei paesi più grandi e importanti per l'Eurozona. Italy being Italy, which is one of the most important, biggest countries inside the Eurozone. Ci sono degli interessi in comune con l'Europa, quindi guardiamo molto da vicino la situazione. Diciamo che non ci sono decisioni da prendere ora, ma torneremo su questo. Again, there is no decisions to be taken today, but we will have to come back on that. L'Italia ha preso i propri impegni e quindi terremo in conto anche questo dopo le elezioni europee nel 2019. After the European elections. Insomma, siamo tutti in attesa del post 26 di maggio, quando sapremo appunto l'esito del voto. Professor Baldassarri, secondo me come andrà il voto in Europa? I sovranisti, dico allargando un po' lo sguardo, forse non raggiungeranno, ribadisco, sto parlando a livello europeo, quei risultati che magari qualcuno si aspettava, anche i sondaggi davano fino a poche settimane fa. Ma guardi, a livello europeo tutti i sondaggi dicono che i movimenti di sovranismo nazionale aumenteranno, ma non avranno un peso tale da poter fare una maggioranza in Europa. Quindi la prossima commissione sarà determinata prevalentemente dal Partito Popolare, dal Partito Socialista, dal Partito Liberale, probabilmente. Ma anche se i sovranisti dovessero vincere e avere una maggioranza in Europa, questo per noi in Italia sarebbe ancora peggio, perché sarebbero molto ma molto più rigorosi nei nostri confronti, come hanno avuto modo di dire in tante occasioni. Il problema è, non è semplicemente aspettare il 26 maggio e vedere dopo le elezioni, ma avere la consapevolezza che comunque il 27 maggio saranno evidenti i numeri che ormai sono evidenti da almeno 2 o 3 mesi, e cioè che per il 2020 mancano 23 miliardi e mezzo dell'aumento dell'IVA, se non si vuole far aumentare l'IVA. Probabilmente mancheranno i 18 miliardi che sono stati messi come entrata quest'anno da privatizzazioni, che non ci saranno, più un po' di spesucce in più, perché i pensionati quota 100 dell'anno prossimo si sommano a quelli di quota 100 quest'anno, più qualcuno, come Salvini ha detto più volte, vuole introdurre una flat tax. Quindi dopo le elezioni questi numeri non cambiano, cioè a settembre ci sarà da trovare tra i 40 e i 50 miliardi di euro per non far schizzare il deficit pubblico. Se non si trovano, e si dice va bene, appunto, se non si trovano e dice va bene, io faccio tutto a deficit, allora non è che si sfonda il 3%, si sfonda il 4%, e poiché i mercati internazionali sono liberi di comprare o non comprare i titoli di Stato italiani, è evidente che a quel punto la crisi
diverrebbe molto seria e forse poco gestibile. Non a caso il governatore della Banca d'Italia ha detto il debito va ridotto, però anche qui consideriamo l'aritmetica, le tabelline. Il debito si riduce se il bilancio pubblico sta o in pareggio o in avanzo. Finché il bilancio pubblico sta in deficit più o meno rilevante, questo deficit va ad aumentare ulteriormente il debito pubblico. Il governatore indicava la riduzione del debito in termini di percentuale sul PIL, e questo è importante, ma stiamo già a 133%, con un deficit che va oltre il 3% l'anno prossimo, quel 133% è destinato a diventare 135% di rapporto debito-PIL, e a quel punto la situazione dei mercati per un paese fortemente indebitato com'è l'Italia diventa assolutamente imprescindibile, e queste cose non le si può affrontare la sera prima, occorre affrontarle mesi prima, meglio se anni prima. Ecco che in questo senso il Presidente del Consiglio giustamente dice non dobbiamo farci ossessionare dallo spread, però la responsabilità politica di governo implica un dovere di risposta ai mercati, alla Commissione europea, certo, ma soprattutto agli italiani, di come si fronteggia questa situazione. Ripeto, partendo già oggi da meno 40, meno 50 miliardi di euro. Ma da questo trovare è il governo che parte li dovrà cercare i 50 miliardi, o secondo lei, come ha detto Giorgetti, questa litigiosità, se va avanti, non farà implodere il governo e si va alle elezioni? Ma questo non è che cambia questa situazione, semmai la peggiora dal punto di vista della instabilità politica, nel senso che questi numeri, qualunque sia il governo che ci sarà a settembre-ottobre, la sua opinione varrà è che ci sarà questo governo o no? Che sia questo o che stiamo in campagna elettorale un'altra volta per nuove politiche, non cambia. La situazione economico-finanziaria del Paese è veramente difficile, per molti aspetti drammatica. E purtroppo abbiamo speso 6, 7, 8, 9 mesi a discutere, combattendosi tra tweet, tra armi di distrazione di massa, tirando fuori un giorno sì e l'altro pure un argomento un po' a casaccio, per cercare di fare fumo negli occhi rispetto a questa realtà contabile che è tragica da parecchio tempo. E non lo ci vuole dire se secondo lei aprile non regge il governo dopo le elezioni europee? Ma guardi, io non faccio il mago, non ho la palla di cristallo, è una responsabilità delle forze di maggioranza di continuare a governare o di non continuare a governare. Ma se continuano a governare devono, apro virgolette, governare, chiuse virgolette, cioè prendere le decisioni serie e non sparare stupidaggini una volta al giorno dicendo ma chi se ne frega dello spread, chi se ne frega del deficit oltre il 3% e così via. Perché professor, a botte di questi chi se ne frega, gli altri nel mondo, i mercati finanziari, anche la Commissione europea, ma prevalentemente i mercati finanziari, potrebbero rispondere chi se ne frega dei titoli di Stato italiani. Questo è infatti il vero problema. Professore, arriviamo rapidamente alla guerra dei dazi. Ha visto la mossa di Trump nei confronti di Huawei? Quindi in realtà da un lato Trump dice forse alla fine di giugno, vedendoci con Xi Jinping nell'ambito del G20, riusciremo a trovare un accordo, però intanto poi mette letteralmente nel mirino Huawei. Quanto ci deve spaventare questa guerra sui dazi? Ma dovrebbe spaventare abbastanza, soprattutto per la stupidità con la quale è stata intrapresa, perché l'esempio l'abbiamo proprio in questi giorni. Trump mette i dazi e immediatamente i cinesi svalutano il renminbi, la loro moneta. Questo è il peccato originale che ci siamo detti tante volte, anche da questa emittente, e cioè abbiamo fatto entrare la Cina nel commercio internazionale, e va bene. Però gli americani, pur di non avere una moneta a fianco al dollaro, hanno consentito ai cinesi di decidere politicamente il cambio dello yuan cinese per non avere quella moneta cinese fluttuante sui mercati finanziari e magari affiancante il dollaro. Allora, l'inutilità dei dazi di Trump è dovuta al fatto che abbiamo lasciato alla Cina la possibilità di dire va bene, voi mettete i dazi, noi svalutiamo lo yuan e stiamo facendo un gioco dell'oca in cui si torna alla casella zero ogni volta, ma è un gioco a somma negativa per tutti,
perché questa strada frena il commercio internazionale, frena la crescita del mondo e dopodiché tutti ci perdono, chi un po' di più, chi un po' di meno, ma tutti ci perdono. Allora, intanto volevo mostrarvi anche proprio il sito della CNBC che proprio sul caso Huawei fa anche notare la situazione della Gran Bretagna, grande alleato da sempre dell'America, anche di Trump, soprattutto anche di Obama, e dice che invece la Gran Bretagna prenderà le sue proprie decisioni sul fronte del 5G e su Huawei, dopo che appunto oggi il presidente Donald Trump ha messo proprio nella blacklist, nella lista nera Huawei negli Stati Uniti, stabilendo una volta per tutte che le transazioni con le società americane vengono di fatto bloccate, perché queste trattative, queste transazioni mettono a rischio la sicurezza nazionale, un rischio inaccettabile. E ovviamente loro dicono che però non è soltanto nei confronti di Huawei, ma è in generale per il mondo dei produttori delle materie relative alle telecomunicazioni. E ovviamente si guarda anche alla Cina, proprio alle risposte, che riduce il debito americano al livello più basso degli ultimi 2 anni, proprio alla luce delle tensioni. Siamo già in conclusione, professor Baldassarri. Volevo alla fine ragionare con lei dei casi delle banche. Ha visto anche quello che sta succedendo sul fronte Carige con il passo indietro che ha fatto BlackRock. Qualcuno dice proprio per il rischio Italia, sembra arrivare tra i vari fondi anche Blackstone, quindi adesso vedremo. Lei come vedrebbe una possibile nazionalizzazione di Carige? Sarebbe l'ennesima sconfitta nazionale, nel senso che se nessun investitore è disposto a entrare in Italia nei vari comparti dell'economia italiana, non tanto per l'oggetto di per sé, in questo caso la Banca Carige o altri casi di aziende, vedi il caso anche dell'Alitalia, ma per il rischio Italia come sistema nel suo complesso, questo è un fallimento nostro come Italia, non solo del governo, ma di tutti messi insieme, governo, maggioranza, minoranza e cittadini nel complesso. Da questo punto di vista, mi lasci chiudere una cosa su Huawei, certo. Su Huawei e Trump e la Cina. Trump chiaramente ha inaugurato una nuova stagione di accordi bilaterali, abbandonando il multilateralismo. Cioè, ha pensato di fare un po' come i vecchi Orazzi e Curiazzi di antica latina memoria, cioè corro avanti, poi mi giro, ne infilzo uno, poi ne infilzo un altro, una volta faccio il muro sul Messico, una volta metto i dazi alla Cina, un'altra volta impongo qualche elemento di frizione per le automobili tedesche e così via. E non si rende conto che invece è la Cina che sta facendo da Orazzi e Curiazzi nei confronti dell'Occidente. E il caso 5G è emblematico, nel senso che per esempio l'Italia ha aperto il fronte della Via della Seta poche settimane fa, come sappiamo, e su quello il 5G diventa un punto molto ma molto delicato. E come lei ha fatto notare, l'Inghilterra ha detto che sul 5G decide autonomamente e magari prende quello di Huawei. Ora, su quel tipo di tecnologie ne va di mezzo la sicurezza nazionale, l'integrità dei dati di un paese, di dati estremamente sensibili. E non è un argomento che si può affrontare sul piano bilaterale. Occorrerebbe un fronte forte occidentale che in qualche misura poi al tavolo della trattativa discuta la soluzione insieme alla Cina, insieme alla Russia, insieme all'India, insieme agli altri grandi paesi del mondo. Ma questo tavolo non c'è, è il nuovo G8 di cui il mondo ha bisogno, il governo della globalizzazione, che non c'è perché troppi guardano con lo specchietto retrovisore all'indietro e pensano che il vecchio G7, che non conta più nulla, che conta meno di un terzo del PIL del mondo e così via, possa imporre le proprie regole agli altri 2/3 del mondo che ne stanno fuori. Grazie davvero alla professora Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale. Grazie professore, l'aspettiamo presto. Buon pomeriggio. Grazie ancora, è tutto per il nostro speciale dedicato al caso Spread.